Buongiorno a tutti, bentrovati. Siamo in diretta dagli studi di Padre Pio TV a San Giovanni Rotondo. Con me eh, stamattina c'è Fra Italo Sant'Agostino. Ciao, Fra Italo, buongiorno. Buongiorno, Tony, buongiorno anche a tutti voi a casa, pace e bene. Bentrovati all'inizio di questo nuovo cammino televisivo. Con Fra Italo Sant'Agostino, in effetti, ogni lunedì dalle 10.30 alle 11.30 parleremo di un tema. Molto caro a Padre Pio TV, un tema cruciale per il futuro del pianeta, che è quello della sostenibilità, che come vedremo è un tema che si va poi a declinare in tanti sottotemi, sono tantissimi anche gli interpreti. Eh, di, di questo importante asset appunto per il futuro dell'umanità come stavamo dicendo eh, interpreti che coinvolgeremo eh, nel corso delle puntate attraverso eh, tanti tipi di contributi dall'intervento in studio ne approfitto subito per anticipare fra italo che questo è un programma che eh, porteremo avanti in collaborazione con la Comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo e oggi qui con noi sarà in studio Maria Stella Alemanno, la responsabile della comunità di San Giovanni Rotondo di Laudato Si, e insieme a tanti altri interpreti sia del mondo cattolico della Chiesa sia del mondo laico che si fanno appunto protagonisti delle varie sfaccettature che compongono questa dimensione della sostenibilità sia come eh, privati cittadini che come gruppi di associazioni o, che, o come imprenditori ma anche come appunto, società che lavorano nel rispetto dell'ambiente, dei diritti umani e provano a realizzare quelli che sono eh, non soltanto i, i principi etici eh, che possono Uh, accompagnare il cammino di ognuno di noi, ma quelli, anche quelli che sono i 17 uh, precisi obiettivi dell'Agenda ONU 2030, che andremo poi a vedere insieme. Fra Italo, sei pronto per questo, per questo percorso? Io sono prontissimo e sono anche contento, contento perché già dal titolo. La regola della sostenibilità abbiamo un criterio proprio per la vita, perché sostenibilità noi ora la stiamo scoprendo dal punto di vista forse più economico, più sociale, però quando parliamo di sostenibilità veramente ci diamo una regola per la vita, la vita deve essere sostenibile, l'amore, le relazioni di amore devono essere sostenibili perché tutto quello che ci dà Dio, il Vangelo, la vita, eh, anche le tentazioni ce le dà perché siano sostenibili. Noi, quindi, quando noi costruiamo qualcosa che ci sta massacrando più che farci del bene, ecco, c'è qualcosa da correggere. Lo scopriremo in tanti ambienti, in tanti settori e con tanti stimoli, facendo riferimento alla vita di San Francesco. Assolutamente sì, tu facevi riferimento anche alla, no, Davi, facevi cenno verso quella che è stata la sigla introduttiva del programma eh, realizzata da Michele Fausto Casalino e eh, che oltre ad avere un titolo ha anche un sottotitolo, da Francesco a Francesco, eh, che sono per l'appunto San Francesco d'Assisi e il nostro... Papa Francesco. E in in quest'ottica eh, tu eh, in maniera particolare ti occuperai proprio di intervistare eh, quelle anime della Chiesa che per un motivo o per un altro eh, si fanno maggiormente interpreti di questi, di questi temi di cui stiamo facendo cenno stamattina e che approfondiremo nel corso delle, delle, nostre, delle nostre puntate. Quindi, siamo emozionati, eh, almeno io lo sono, fra dito, perché è veramente un uh, programma in uh, linea con quelle che sono le esigenze più sentite e d'altra parte le problematiche più vive del pianeta che stiamo vivendo e permettimi di fare un applauso a chi, un a chi ha avuto questa intuizione di questo programma che reputo oltre che interessante, utile, quasi necessario, che è stato appunto il nostro eh, responsabile Fra Nicola Monopoli. Per cui oggi, ehm, grazie al prezioso aiuto della regia che ci sta supportando, facevo riferimento a Michele Fausto Casalino che ha realizzato eh, la sila e che è in regia e con lui ci sono Giulio Russo e Vito. Ciavarella, i quali ci metteranno in collegamento fra qualche istante con uh, la, una delle responsabili del Festival Francescano che si è concluso solo ieri a, a Bologna, lei, prego la regia di eh, iniziare a provare un collegamento uh, Whatsapp con, uh, con lei, e, um, ecco il telefono… Sta, sta squillando e io nel frattempo ce l'abbiamo, ce l'abbiamo già in collegamento, lei è Valentina Giunchedi Valentina, buongiorno, ci senti? Sì, buongiorno, buongiorno Valentina, puoi ruotare il telefono nell'altra posizione perfetto così, sì, grazie così. Se, lo, ecco, sì, se lo tieni in posizione orizzontale è anche meglio, puoi provarci il tempo che il, poi lo schermo si si adatti un attimo, così vai a tutto schermo. Ah, ok. Noi forse hai le impostazioni. va bene così, va bene così, ci possiamo accontentare per sto? Aspetta, aspetti, che provo a muovermi. Eccoti così, okay, Ti Abbiamo fatto questa richiesta perché così vai a tutto schermo e da casa possono, possono vederti, vederti meglio. Uh, Valentina Bravo. Giunchedi, presidente del Movimento Francescano dell'Emilia Romagna e come appena anticipato una delle protagoniste del Festival Francescano che si è tenuto a Bologna. Lascio a Fra Italo il compito di interagire con te. Guarda, questa del Festival Francescano è una esperienza che ci riempie di gioia perché sta prendendo anche tanto piede sempre... Più sentita, più vissuta anche come manifestazione. Qual è stato il sentimento di quest'anno? Qual era l'argomento portante, come dire, la chiave di volta di questa esperienza che avete vissuto e organizzato? Ma il titolo di quest'anno, la quindicesima edizione, era Sogno, Regole in vita. E' è stato un tema sicuramente indicato dagli 800 anni della regola, eh, ma sicuramente un po' complesso nella sua realizzazione almeno all'inizio perché sembrava difficile riuscire ad unire il tema del sogno con quello della regola ma poi in realtà ci si è resi conto che eh, il tema era più che, più che mai vivo e presente nella vita di ognuno di noi perché affinché un sogno si realizzi le regole è necessario che ci siano e tutto questo fa parte della vita Perfetto, anche perché, non l'abbiamo ancora detto, questo è un anno particolare, anche i prossimi lo saranno, perché nel 23, 800 anni fa, appunto Onorio III approvava la regola di Francesco, ottenuta con tanta, tanta fatica, poi racconteremo, ora non c'è tempo. Parlando di Bologna, il luogo dove ha sede il Festival Francescano, ecco io una curiosità ce l'ho, perché dobbiamo dire che il Festival Francescano non solo è cultura da questo punto di vista, ma è cultura anche di piazza. Perché la piazza è un momento fondamentale anche del Festival francescano. La piazza di Bologna come ha accolto questa iniziativa e come magari tu anche nel tempo hai notato eh, l'accoglienza di Bologna verso questa iniziativa? Ma eh, la piazza di Bologna è un cuore pulsante come le piazze di, tutta la, di tutte le città, però Bologna penso che abbia questa caratteristica particolare di curiosità, quindi eh, ci hanno sempre accolto con tanta attenzione, con tanta curiosità, con tanto affetto e eh, ci ha permesso di sperimentarci in quello che è una delle caratteristiche del carisma francescano, quello di incontrarsi e dove incontrarsi se non in piazza. E, tra l'altro Piazza Maggiore è uno dei luoghi in cui Francesco eh, passò, quindi ancora di più diventa nostra, ancora di più diventa il nostro impegno di essere presenti tra le persone. Quindi questo Francesco io ho sottolineato anche il fatto della città di Bologna perché per dire tutti i miei amici che sono anche voluti andare a studiare a Bologna un po' avevano idee che con la Chiesa non tanto si sposavano, erano un po' critici, ecco, per questo ho sottolineato l'importanza anche di una Bologna curiosa al messaggio di Francesco che continua ad essere ascoltato da tutti. e è si può sentire questo ancora anche in una piazza particolare come Bologna, il messaggio di Francesco veramente arriva a tutti e secondo te come mai? Ma secondo me, eh, almeno non sono in grado di darvi una risposta definitiva, ma un mio pensiero personale, penso che Francesco arrivi a tutti perché non si è mai imposto, ma con uno stile di testimonianza ha cercato di trasmettere quello che per lui per primo era importante e tentava di vivere. Quindi penso che sulla testimonianza sia più facile essere credibili e magari suscitare degli interrogativi, delle curiosità, eh, degli interessi e magari anche dei cambiamenti. E credo che questo sia anche un grandissimo impegno che noi francescani dobbiamo accogliere come provocazione per tutto questo periodo storico in cui Francesco torna un po' al centro in una maniera veramente, veramente forte, vero Tony? Assolutamente sì, noi ringraziamo Valentina Giunchedi, presidente del Movimento Francescano Emilia Romagna e parte integrante del festival francescano, per essere stata con noi stamattina, aver condiviso eh, questi messaggi belli e importanti, ci tenevamo alla sua presenza con noi perché come dicevamo la regola della sostenibilità è un programma che ha due fili conduttori che sono appunto Francesco d'Assisi e il Santo Padre Papa Francesco, per cui questa testimonianza era molto preziosa e ci faceva piacere avviarci così. Grazie Valentina, speriamo di ritrovarti nelle prossime puntate per riprendere ecco il filo dell'esempio di Francesco d'Assisi. Grazie infinite a voi, buona giornata. Adesso diamo la linea alla regia per qualche istante e poi ritorniamo subito insieme. Eccoci di nuovo insieme a questo primo appuntamento, la puntata zero della regola della sostenibilità da Francesco a Francesco, con me in studio Fra Italo Sant'Agostino. Che eh, ci accompagnerà tutto l'anno in questo nuovo, eh, entusiasmante, straordinario cammino lungo i tanti temi che costellano l'universo della sostenibilità. E con noi per tutto l'anno ci farà compagnia anche eh, Maria Stella Alemanno, eh, referente della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo, e eh, referente di un gruppo molto molto bello, molto nutrito di persone che appunto hanno a cuore questi temi. Ma che cos'è la comunità? Laudato sì, ecco ce lo spiegherà proprio lei. Buongiorno Maria Stella, ben trovata. Buongiorno, grazie. Ciao Maria grazie. Stella, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. grazie. Grazie e buongiorno a coloro che ci stanno seguendo. Grazie per aver pensato a noi in questo programma che è particolarmente attuale in questo momento storico, come diceva prima eh, Fra Italo. Eh, sì, in questo spazio che eh, passeremo insieme si alterneranno i ragazzi della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo, appunto, una realtà che è ormai è attiva sul territorio da circa tre anni eh, e che nasce nel solco delle comunità Laudato Si che operano in Italia. Eh, questo ma giustamente Tony dicevi cosa sono le comunità Laudato Si? Sì. Esatto, eh. anche perché già dal nome mi ha incuriosito perché c'è una scelta precisa, cioè il termine comunità. E poi laudato sì esattamente esattamente le comunità laudato sì nascono in italia su mh, desiderio su provocazione del ecco qui possiamo vedere il sito su provocazione dell'allora vescovo di rieti monsignor pompili nel 2016 all'indomani del terremoto di amatrice e in un momento molto drammatico per quelle zone eh, il vescovo ma così come era già successo nella chiesa universale qualche anno prima appunto quando il papa aveva pubblicato l'enciclica laudato sì il vescovo il vescovo prende un passaggio dell'enciclica importantissimo. Sappiamo che le cose possono cambiare, questa è la speranza. In mezzo alla distruzione, ha laudato sì, paragrafo 13, il Papa aveva detto. Cinque anni prima o qualche anno prima sappiamo che le cose possono cambiare e quindi da lì nasce, inizia un movimento dal basso di persone che si riuniscono, fanno propri i principi dell'enciclica, ecco perché l'ha dato sì, però in uno stile di comunità, appunto come dicevi tu Fra Italo. Vuol dire uno stile di attenzione alle persone, di cura, di relazione. Perché non esiste, dice il Papa, una eh, relazione, eh, una possibilità di curare l'ambiente, di custodire l'ambiente se non si custodisce soddisfano le persone. La frase tipica che è diventata uno slogan dell'enciclica è tutto è connesso. E il grido della terra e il grido dei poveri sono un unico grido. Non è possibile che abbiamo eh, la, eh, la pretesa di curare o di custodire o di essere attivisti eh, eh, ambientali o ambientalisti senza poi capire che noi facciamo parte di questo ecosistema molto più grande. No? Il concetto che il Papa ha lanciato eh, nell'enciclica straordinaria, che è appunto l'ha laudato, si del 2015. Le comunità Laudato Si sì, hanno, correggimi se sbaglio, anche un, un importante legame con Slow Food. Eh, sì. Di Carlo Petrini. Infatti, infatti, proprio in questa relazione di tutto è connesso, in questa relazione di prendere il tempo per curare, per curare le relazioni, per curare ehm, gli spazi, per curare i tempi, per curare anche eh, l'ambiente. Uh, il titolo di questa trasmissione è Sostenibilità, no? un rapporto sostenibile con le risorse. Slow food sta per. Zolo food significa cibo lento. Cibo lento, forse in contrapposizione al fast food, <ride> esattamente, quello dei esattamente. Diciamo, di questo sistema di mangiare che tu vai là e devi consumare un po' tutto al volo e per ritornare a una vita frenetica. Esattamente, un cibo ottenuto anche in maniera eh, particolare, anche in maniera eh, intensiva, no? pensiamo agli allevamenti intensivi, all'agricoltura intensiva. Contrapposto a tutto questo riprendiamoci la sostenibilità, una sostenibilità che passa anche. Appunto, per le colture, gli animali, eh, perché dice il Papa, noi siamo parte di questa, di questa terra. Eh, stiamo vedendo anche le immagini del movimento Laudato Si. Questo movimento Laudato Si è nato addirittura prima, cioè lui, il movimento Laudato Si nasce all'interno della Chiesa addirittura prima della pubblicazione dell'enciclica, quindi al gennaio del 2015, quando il Papa si reca appunto nelle Filippine. Anche, anche lì devastate da un fenomeno climatico estremo che è stato un tifone che ha provocato tanti tanti eh, morti e tanti sfollati. E, e sembra quasi una, eh, un, un faro acceso dallo Spirito Santo, la Chiesa deve andare in questa direzione ed è proprio bello eh, che sia appunto un Francesco che riprende un altro Francesco che tanti anni fa aveva detto questa cosa. La comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo nasce perché qualcuno di noi ha ascoltato il messaggio che il Papa Francesco ha rivolto alle comunità Laudato Si in Italia. Il Papa diceva due cose fondamentali: diceva alle comunità e quindi ai membri: Tenete ferme due cose, la contemplazione e la compassione e questi sono dei temi che ritornano in Papa Francesco, no? la compassione, non voltate mai lo sguardo di fronte ad una situazione, ad un fratello, ad un povero, ad uno, ad uno sfollato, adesso abbiamo il problema dei migranti, no? arrivano sulle nostre coste, ma lo sappiamo che scappano da situazioni di siccità, che forse nel nostro mondo abbiamo creato, il Papa batte, batte tanto sull'inequità, sull'ingiustizia. No? Il tempo del creato di quest'anno accende una luce sulla giustizia climatica e, al contrario, sull'ingiustizia, sul fatto che. Uno sfruttamento smodato da una parte del mondo provoca una ingiustizia e provoca situazioni per cui la gente deve scappare. Quindi, da una parte la compassione e dall'altra parte la contemplazione. E qui, Francesco d'Assisi. L'altro giorno, partecipando alla veglia eh, di San Pio, ho scoperto che Francesco d'Assisi, non lo sapevo, quando ha composto il Cantico delle Creature era quasi era cieco. No? Però durante la sua vita e delle strofe le aggiunse anche dopo la fine. Eh, però aveva sostanzialmente già perso la vista, sì. Però... Sentè, leggendo quel cantico noi ci sentiamo immersi, cioè lo avvertiamo, lui ce l'aveva dentro. Questo dice il Papa, la contemplazione, no? cioè sentirsi parte di questa realtà, sentirsi, perché solo così la possiamo custodire, solo se siamo consapevoli che ne siamo parte, siamo l'aria che respiriamo, siamo la terra su cui, su cui camminiamo, la terra che calpestiamo, solo così possiamo, farne, possiamo diventarne custodi, no? custodi di questa terra e quindi delle relazioni familiari. E' un po' questo quello che le comunità Laudato Si sì, fanno in, in Italia e nel mondo, ma siamo, saremo molto lieti di raccontarvelo eh, durante queste, questi incontri, questi appuntamenti. Si alterneranno varie voci, proprio per farvi vedere la poliedricità di questo movimento. Un movimento molto bello, un movimento che parte dal basso, che parte dal basso ma che arriva in alto, perché il movimento Laudatosia addirittura ha avuto una voce nella COP di ottobre 2021. È stato al tavolo dei grandi a dire la, la voce. Del basso, delle persone, di quelli che effettivamente sono coloro che soffrono per il cambio climatico, sono coloro che soffrono per, eh, per, eh, per gli incendi, per l'acqua che viene pagata, tutti i temi cari a Papa Francesco che eh, continua il suo impegno. In defesso, quasi lasciato da solo, ma lui continua. E noi, le comunità laudato sì in Italia e nel mondo sono questo drappello di persone che lo accompagna. Ecco. Cioè, noi dal basso esatto. ci sosteniamo. Noi siamo qui a dimostrare che non, non è solo e non lo lasceremo solo. Ecco. Tra l'altro, eh, come anticipavi tu, c'è questa bellissima enciclica su cui ritorneremo proprio grazie al vostro contributo ed è un'enciclica sì. che a breve sarà integrata. Certo. Il Papa ha già annunciato che il 4 ottobre, proprio in occasione della festa di San Francesco, lui pubblicherà un'integrazione, un un'altra Laudato sì, ha detto lui. No? <ride> Consideriamo che la, la, la prima Laudato sì, che vedremo nelle prossime puntate, avremo modo di, farvi, di farvela quasi assaggiare perché è veramente uno scrigno pieno di tante tante cose belle se, e siamo contenti di poterlo, di poterlo fare con voi e di poterlo fare noi che l'abbiamo scoperta prima di aderire a questo movimento. E, in questa la prosecuzione sarà probabilmente un non, non ci ha detto niente, non ci sono, non sono filtrate non ci sono anteprime, spoiler, come si anteprime dice. non c'è stato <ride> lo spoiler, però sicuramente sarà piena del suo del pathos proprio che ha il Papa di come si fa a prendere per questi temi che chiaramente. Sempre di più lo capiamo, sono dei temi, dei temi fondamentali, dei temi che devono essere fatti tutti nostri, in uno stile come dicevamo prima di comunità, perché se noi trascuriamo questo eh, non, non siamo veramente nell'ottica della cura del, dell'ambiente e delle persone. Io vorrei fare anche i miei complimenti all'Audato Sì, perché testimonia un modo veramente di affrontare questi temi in maniera cristiana, sociale e utile. Perché dobbiamo dire che, nonostante questi siano temi molto, molto importanti, a volte ci sono delle iniziative che vanno anche un po' contro diventano anche un po' violente. Quindi noi capiamo questa urgenza. Laudato sì ci dimostra che ci sono iniziative pratiche, molto pratiche, molto molto utili, che possono essere affrontate con la stessa grinta e la stessa energia però senza far male a nessuno. Eh sì, infatti, è la, questo è un po' il tema di fondo, no? la, la caratteristica delle comunità, Laudato Si, sì. eh, pensare globalmente ma agire localmente nel proprio territorio con azioni concrete, ma nello stile della di, della gentilezza, della cura, dell'attenzione dell alla bellezza, no? se noi recuperassimo l'attenzione alla bellezza ma lo vedremo anche. Eh, Avremmo fatto veramente dei passi avanti. Sarebbe automatica la cura se noi coltivassimo un po' di amore di, eh, di cura per, per la bellezza. La bellezza è ovunque. Padre, è... Mh, Padre Pio TV si farà eh, in maniera particolare attraverso questo programma, ma in, in, un po' lo ha sempre fatto attraverso le sue varie voci, i suoi vari format e programmi. Si farà interprete straordinario dell'importanza di questi temi e di questo stile, come appunto evidenziavate voi solo un istante fa. Eh, questo stile nel portarli avanti, che fortunatamente è uno stile di vita che sta accompagnando sempre più persone e con la regola della sostenibilità impareremo a conoscerle e eh, a conoscere le loro storie per contaminare di bellezza, di gentilezza esatto. e di sostenibilità questo mondo che ne ha così tanto bisogno. Maria Stella io per il momento, ma solo per il momento <ride> eh, ti ringrazio e eh, ti do appuntamento già alla prossima settimana, abbiamo tanto lavoro da fare insieme, certo, abbiamo tante cose da raccontarci per certo. cui ci vediamo lunedì prossimo con la comunità Laudato Si per Uh, metterci in cammino in questo straordinario percorso della sostenibilità. Grazie. grazie, grazie a te. Diamo di nuovo la linea alla regia, ritorniamo insieme tra pochissimo. Rieccoci in diretta la, con la regola della sostenibilità da Francesco a Francesco che vi terrà compagnia tutti i lunedì dalle 10.30 alle 11.30 in studio. Con me ci sarà sempre Fra Italo Sant'Agostino che è qui alla mia sinistra. Ci sono, eccoci. E come abbiamo appena avuto modo di... Di capire, cioè lo, lo sapevamo già, <ride> ma stiamo realizzando quanto sia bello e importante questo percorso che stiamo avviando oggi, che va ad esplorare un mondo molto articolato, composto da Tante anime che si stanno facendo interpreti del cambiamento necessario per vivere in un mondo più giusto, come ci ricordava Maria Stella Alemanno della comunità laudato. Si. Io non potevo fare a meno di pensare fra italo quanto sia singolare tante volte che per. Uh, imboccare la strada giusta bisogna fare un salto indietro di tanti secoli nel nostro caso specifico, per recuperare il messaggio e l'esempio di San Francesco d'Assisi. Beh, ma Francesco stesso lo ha fatto a sua volta di ben altri indietro per tornare a Cristo poi. E ancora al fatto che Dio si rivela e ci indica una via in cui tutto va vissuto e tutto va rimesso in equilibrio. La bellezza della Laudato, sì, questa cosa che ci ha un po' stupiti come è riscoperta è stata appunto che il Papa ha detto guardate che per risolvere anche i problemi dell'ecologia non bisogna mettere le mani solo all'ecologia, ma anche ai rapporti umani, anche alle relazioni e quindi tutto tutto fa parte dell'ecologia perché tutto è interconnesso e quindi tutti, ma proprio tutti abbiamo delle responsabilità. Perché Tony non so tu, ma a volte ci si sente schiacciati rispetto a questi temi. Uno dice io che posso farci? Tanto comandano altri, sono altri quelli che hanno il potere. E invece, già, per esempio, parlando prima dello slow food, abbiamo capito che anche scegliendo cosa mangiare noi stiamo agendo per o contro l'ecologia, il nostro bene e quello del pianeta e degli altri. Assolutamente sì, le nostre scelte. Quotidiane possono essere determinanti per agire un cambiamento necessario, come abbiamo detto, per vivere un mondo migliore e quindi è importante che ne parliamo, che diffondiamo eh, la voce. Come si suol dire, è ancora più importante che diffondiamo le buone pratiche. Quella che eh, veniva. Inizialmente definita la sostenibilità come il soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli della generazione futura, oggi eh, investono non solo i temi, il campo dell'ecologia, ma anche quello appunto, economico e dell'intera società, quindi vanno a, a lanciare un messaggio che è globale e che non può essere disatteso né dai potenti della terra ma neanche da tutta la comunità da tutti quanti, da tutti quanti noi ecco perché vogliamo eh, attraverso questo programma parlare di questi temi e farlo come detto con eh, le voci più significative attualmente eh, in, in campo in maniera particolare in Italia ma laddove è possibile cercheremo di spaziare perché non ci poniamo limiti da Francesco, Francesco d'Assisi da Francesco a Papa Francesco, lo dicevamo già prima facendo riferimento alle encicliche, c'è un evento importante che da qualche anno lo stesso Papa Francesco ehm, spinge, eh, che è quello che si tiene proprio ad Assisi presso l'Istituto Serafico ed è Economy of Francesco. Quest'anno ve ne parliamo non soltanto per lo stretto legame con quello che stiamo dicendo, ma anche perché il prossimo 6 ottobre, quindi solo due giorni dopo dalla festa del Santo Patrono d'Italia. Appunto ad Assisi il Papa terrà quello che è il quarto incontro globale, quindi con tutti quelli a cui stanno a cuore questi temi, e sarà un incontro online. Quindi Papa Francesco parlerà al mondo intero attraverso quel potente strumento di comunicazione che è Internet, dal quale tra l'altro potete seguirci anche voi in qualsiasi posto del mondo voi siate, perché eh, siamo sul 145 del digitale terrestre, ma attraverso www.padrepio.tv potete seguirci da qualsiasi parte del mondo. Economia o Francesco, non so se la regia riesce a proporci il sito web della manifestazione perché da quel sito web come vi accennavo potrete seguire il messaggio del papa un messaggio che poi sarà come al solito ripreso da tutte le testate giornalistiche dalla carta stampata alla tv agli stessi social per cui vi invitiamo a prendere nota di questo evento importante economy of francesco che appunto è, uh, farà un focus su quello che è il mondo dell'economia, che con la dimensione sociale ed ecologica va ad integrare quella che abbiamo detto deve essere la regola della sostenibilità. Intanto vediamo sul nostro Ledwall e adesso lo vedete anche voi a tutto schermo il sito ufficiale della manifestazione che come vedete reca anche l'orario preciso in, uh, durante il quale il Papa... Diffonderà appunto il suo messaggio le 16 del 6 ottobre. È un appuntamento eh, importante e quindi noi lo terremo d'occhio, lo seguiremo per poter poi commentarlo magari una volta che ritorneremo in studio dopo l'evento stesso. E Io quello... sono molto curioso su quello sì. che <ride> sarà detto e che cosa. Verrà proposta come, come novità o come indirizzo? Veramente Anche curioso. Anche perché, come dicevamo, eh, si pone. Ehm, questo è un evento che si realizza subito dopo quella che dovrebbe essere l'integrazione dell'enciclica, Laudato sì, per cui i temi sicuramente i temi su cui riflettere, su cui confrontarsi saranno tanti. Questo autunno, tra l'altro che è appena iniziato, eh, sarà un autunno ricco di tanti eventi, sia su scala nazionale che internazionale che eh, riprenderanno questi temi molto importanti. Uno di questi eventi è eh, Eco Mondo che si terrà a Rimini dal 7 al 10 novembre, un evento particolare perché eh, appunto eh, nella fiera di Rimini questo spazio molto importante si eh, affronteranno questi temi in maniera eh, capillare ed intensiva. Noi stamattina proveremo a metterci in contatto con il presidente dell'Associazione Nazionale Giovani Imprenditori, Gabriele Ferrieri, eh, che aveva una mattinata movimentata, però ehm, faremo in modo di riuscire a rubargli qualche minuto attraverso eh, un collegamento eh, Whatsapp come quello che abbiamo fatto qualche istante fa. Eh, ci Affidiamo al prezioso supporto della regia. Eh, è una puntata zero, dicevamo, per cui dobbiamo eh, ancora metabolizzare un po' i tempi e eh, le dinamiche, però ecco, siamo sicuri che riusciremo a portare a casa il risultato. Intanto vedo in collegamento con noi il presidente. Dell'ANGI Associazione Nazionale Giovani Imprendito Innovatori, Gabriele Ferrieri. Ciao Gabriele, buongiorno, ben trovato. Benvenuto Gabriele, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie mille dell'invito, un piacere essere qui con voi. Allora, ieri mentre eh, ci scambiavamo due chiacchiere, eh, mi dicevi: eh, cerchiamo di non confondere la sigla ANGI con. Uh, a, associazione nazionale giovani imprenditori perché noi siamo associazione nazionale giovani innovatori e io ti ho detto puoi stare tranquillo e io in effetti un istante fa stavo inciampando in questo, in questo errore che poi tutto sommato uh, un errore eh, non è ma eh, è giusto specificare che tu sei il presidente dell'associazione nazionale giovani innovatori perché c'è un forte fortissimo bisogno di innovazione un'innovazione che si lega in maniera molto stretta con i temi della sostenibilità, che abbiamo detto investono non soltanto l'ambiente, l'ecologia, ma anche la società e l'economia. Sì, assolutamente. Nello specifico per noi innovatori vuol dire pensare fuori dagli schemi, vuol dire costruire un humus culturale che possa attraverso la transizione ecologica e digitale valorizzare quelle che sono le future generazioni, un percorso che pertanto parli alle scuole, alle università, alle start-up, alle grandi aziende, agli istituzioni, con l'obiettivo di poter portare avanti un percorso valoriale che possa da un lato sostenere le future generazioni, sviluppare delle competenze legate a un'economia sempre più orientata al digitale ma soprattutto eh, portare avanti anche la preziosa visione di un ecosistema paese come appunto quello italiano che possa crescere dal punto di vista economico e sociale al pari degli altri paesi membri dell'Unione dell Europea e soprattutto creare una valorizzazione dei territori che per noi sono fondamentali e quindi questo è il comune denominatore che, che come Associazione Nazionale di Giovani Innovatori con grande spirito di entusiasmo legato appunto ai giovani e al mondo delle start-up ci accomuna e che con piacere portiamo avanti e porto avanti nella veste di presidente. Un lavoro molto importante, prezioso, tra l'altro sulla dimensione start-up ci arriviamo subito perché facevamo riferimento ad Ecomondo che si terrà a Rimini dal 7 al 10 novembre, ma quello che, quello che volevo farti subito è uh, un interrogativo, ecco, una riflessione sul fatto che Transizione digitale a volte può sembrare ad un approccio così eh, banale eh, in contrasto con la transizione ecologica. Perché queste due anime in realtà non sono in contrasto, ma possono supportarsi a vicenda? Credo che il. Punto chiave sia il concetto di sostenibilità, perché se si fa un'azione legata alle nuove tecnologie digitali in modo sostenibile si può anche portare avanti il concetto di transizione energetica ed ecologica. Ad Ecomundo, ad esempio, il cui tema ovviamente è la transizione ecologica, chi è Energy, poi sarà l'appuntamento a marzo del 2024 che toccherà il tema in modo particolare dell'energia, rappresenta uno dei momenti topic a livello internazionale in poi cui proprio mettere al centro questo, questo tema. E quale sarà la tua partecipazione ad Ecomondo, insomma? Qual è il tuo ruolo, la tua proposta soprattutto? Noi quest'anno abbiamo avuto l'onore e il piacere di essere main partner con Italian Exhibition Group all'interno di EcoMondo. Abbiamo sviluppato in collaborazione con altri importanti attori del territorio tutto quello che è il progetto legato all'area startup e all'area innovation. In modo particolare, proprio lo scorso 21 settembre si è chiusa la Call for Startup, che ha raccolto più di 100 progetti in tutto il territorio nazionale ed internazionale, proprio con l'obiettivo di poter portare una valorizzazione delle aziende innovative più importanti e soltanto 20 di queste poi saranno selezionate e saranno poi annunciate i primi di ottobre che saranno presenti all'interno dell'area espositiva di Ecomondo, un importante comitato di valutazione che abbiamo strutturato come ANGI prendendo spunto da nomi e importanti figure della società civile e della classe dirigente proprio con l'obiettivo di poter dare voce a queste eccellenze dell'ecosistema paese all'interno di quella che è la più importante kermesse italiana sul tema della transizione ecologica e queste Storie, queste testimonianze saranno poi al centro del percorso valoriale di questa quattro giorni che appunto a Fiararini, dal 7 al 10 novembre, vedranno protagonisti tanti importanti innovatori che, ovviamente, avranno anche una menzione speciale perché ci sarà anche un premio dedicato ai più importanti innovatori all'interno di questa Kermesse che saranno proprio selezionati da questi 20 progetti che saranno poi ospitati all'interno di questa iniziativa. Quindi, noi siamo veramente onorati di poter avviare questo percorso che ci ha visto protagonisti e che. Ci vedrà protagonisti in collaborazione con l'Italian Exhibition Group e con i tanti contenuti, voci e storie che saranno protagonisti all'interno di questa importante kermesse. E noi ti ringraziamo per il tuo prezioso lavoro perché, appunto, ci hai dimostrato che l'innovazione. Quella digitale, quella fatta bene può essere assolutamente a supporto anche della sostenibilità ambientale e eh, tu hai una mattinata ricca di impegni, noi ti lasciamo le tue cose, però vogliamo strapparti la promessa che ci tornerai a raccontare quello che è successo ad Ecomondo e magari ci accompagnerai lungo questo percorso, di questo programma che vuole fare della sostenibilità una regola e uno stile di vita. Assolutamente sì, con grande piacere, consideratemi a disposizione a me e all'Associazione Nazionale Giovani Innovatori con grande piacere e a risentirci a presto e un grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie a te, Gabriele, Gabriele Feder. Presidente Angi, Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Noi ci fermiamo soltanto per qualche istante e ritorniamo subito insieme per l'ultima parte del programma. Ritorniamo insieme per la parte finale del nostro nuovo programma La regola della sostenibilità da Francesco a Francesco con Fra Italo Sant'Agostino e mi sembra che sia volata questa puntata a zero. È andata veloce con tante cose, veramente tante cose. E noi chiudiamo in bellezza, è il caso di dire perché con, dopo l'intervento del presidente dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Innovatori Gabriele Ferrieri che ci parlava di come... L'innovazione e la transizione digitale può supportare anche la transizione ecologica? Ecco, a riprova di, di questo tema, una delle interpreti eh, nazionali dell'innovazione dell italiana è qui con noi, in collegamento con noi, lei è Mariangela Pepe, CEO di Graffiti for Smart City. Quando parliamo di innovazione, ciao Mariangela, ben trovata innanzitutto. Ben trovata Mariangela, buongiorno. Quando parliamo di innovazione molte volte utilizziamo termini in inglese, parliamo un po' difficile, invece noi dobbiamo essere bravi a tradurre concetti complessi con parole semplici, per cui ecco con questo invito eh, ti chiedo di raccontarci la storia del tuo progetto che stiamo vedendo anche a tutto schermo, che è appunto Graffiti for Smart City. Come nasce e a cosa serve questo progetto? Allora, tutto è nato appunto nel 2017. Più o meno, eh, quando abbiamo cominciato a vedere che dall'azienda di famiglia che produce dei mosaici in resina, in bioresina, quindi da scarti eh, agricoli, abbiamo prodotto questi mosaici particolarissimi di ogni forma, di ogni colore, che potessero rappresentare qualsiasi personalità. E sono stati applicati in tutte le superfici, quindi stiamo parlando di pareti, pavimenti eccetera, e addirittura sono stati adottati come soluzioni anche dall'altra parte del mondo, quindi ritenuti molto innovativi e eh, comunicativi. Nel 2017 abbiamo pensato che queste pareti, questi, queste superfici potessero ancora eh, dar qualcosa, ecco. eh, potessero, parlare, potessero parlare proprio col cittadino. E da qui è nata Graffiti For Smart City, che è una start-up che produce delle ehm, infrastrutture digitali che combinano l'arte e la tecnologia. Quindi, il nostro progetto. Come fa? Mosaico... Ecco, spiegaci come fa un mosaico digitale a parlare, a dialogare con i cittadini. Allora viene collegato ad una centralina IoT e questa centralina permette la connessione o anche il dialogo con la parete. Sembra assurdo, ma è, mh, appunto permette il dialogo con la parete attraverso un assistente virtuale. Che aiuta il cittadino a effettuare la raccolta differenziata o a usufruire appunto di altri servizi eh, che, che il comune eh, vuole offrire eh, insomma, a, ai propri cittadini, sia per migliorare alcune aree della, della città che per incrementare il turismo o eh, appunto per alfabetizzare la, la, la cittadinanza alla tecnologia. Frattolo, vuoi fare una domanda alla nostra Mariangela? Sì, più in concreto anche come avviene questa interazione poi con, con il dispositivo che comunque è integrato nella città da come mi sembra di aver capito, quindi quasi non ci si accorge che c'è qualcosa che è tecnologico nascosto lì e quindi poi come avviene questa interazione con, con il graffite, con la parete? Tra l'altro ne abbiamo anche a San Giovanni Rotondo di mosaici digitali eh? su via massa se non sbaglio. Esatto. E esatto. uno raffigura proprio Padre Pio. Noi praticamente che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato che semplicemente avvicinandosi ad una parete, ehm, le persone possano usufruire di questi servizi. Quindi si viene intercettati dalla parete, cioè appare una notifichina dove ehm, viene chiesto se si vuole interagire. Quindi con la parete la, fa il primo parete. passo. Questo è interessante perché tu cammini sì. e poi a un certo punto. <ride> Esatto, sì, la parete fa il primo passo e, e poi siamo noi appunto a decidere se voler interagire con, con la parete usufruendo di tutti i servizi eh, di cui dispone oppure appunto a minarne solamente la bellezza estetica. Ecco. Per esempio sul tema raccolta differenziata, come un mosaico digitale aiuta il cittadino a farla correttamente? Allora, praticamente eh, c'è questo assistente virtuale che spiega... Come eh, effettuare la raccolta differenziata? Quali sono le regole comune per comune? Eh, appunto, come si effettuerà? Quali saranno gli orari in cui verrà ritirata? Mh, quel giorno cosa verrà ritirato? E appunto, mh, si evitano mh, problemi a riguardo e insomma, viene, viene informato il cittadino su, su come effettuarla. Ecco. E questo non è banale perché, ecco, intanto la raccolta differenziata rientra in una di quelle azioni capillari che ognuno di noi può fare per tutelare il nostro ambiente. Dicevo, non è banale perché tante volte, un po' in tutte le case, ci domandiamo, per esempio, il polistirolo dove va differenziato, piuttosto che alcuni eh, contenitori eh, che sono misti, no? e eh, aggiungo che non tutti i comuni differenziano allo stesso modo, per cui tante volte anche sugli involucri dei nostri alimenti leggiamo informatevi eh, su come va differenziato questo prodotto nel vostro comune di appartenenza. Ce lo confermi esatto. Mariangela? È assolutamente così, nel senso che ehm, ci sono delle eh, diverse, diverse regole eh, riguardo, ehm, rigu riguardo appunto gli oggetti da smaltire, e, mh, diversi orari, eccetera. Quindi mh, noi miriamo eh, all'obiettivo comune, a quello appunto di far riuscire la raccolta differenziata in maniera più efficiente e di farla arrivare a tutti quanti. Molto bene, molto bene. Guarda, eh, io in chiusura vorrei chiederti qual è il mosaico digitale a cui sei più affezionato? Ovviamente non valgono quelli di San Giovanni Rotondo, perché quelli eh, diciamo che, che, che vincono a prescindere. Allora, dico la verità, quello di Foggia, eh, di Paolo Rossi, non so se ce l'avete presente, sono più o meno 200 metri quadri di parete davanti all'università, e, insomma, ci ha rappresentato Paolo Rossi che esulta in uno dei suoi fantastici gol. E, e lì si può anche ammirare, eh, avvicinandosi, insomma, si possono ammirare tutti, c'è cioè, tutto un reportage su tu, tutti i gol più belli di, di Paolo Rossi. Ecco, è molto emozionante. Grazie, grazie Mariangela. Ricordiamo ecco che. In molti casi questi mosaici digitali che ricoprono pareti di una superficie notevole raffigurano eh, personaggi iconici della nostra società, eh, della nostra storia. E a San Giovanni Rotondo, per esempio, come dicevamo, ce n'è uno su Padre Pio e un altro su Raffaella Carrà, sempre su, su Via Massa. Foggia Paolo Rossi, eh, li avete installati un po' in tutta Italia questi mosaici digitali? Ti volevo chiedere se vi è già capitato di fare qualche installazione anche all'estero? Allora sì, abbiamo realizzato l'Hotel di Cancun, il Temptation Hotel in Messico. E quello è stato appunto um, ci è stato uh, commissionato proprio per efficientare invece uh, dal punto di vista turistico, quindi tutte le accettazioni e, e via discorrendo. E, ma anche le metro di, di, di Chicago, due metro, due metro station, quindi il controsuffitto di due metro station di Chicago sono, sono realizzate in Mosaico Digitale. Nel frattempo io ringrazio la regia che in maniera estremamente efficace ci ha riproposto l'immagine di Paolo Rossi di cui ci parlavi e ti, faccio, eh, ti facciamo le nostre più sincere congratula congratulazioni perché questo progetto nato in Puglia sta ecco, viaggiando in tutto il mondo e sta aiutando ad esserci più ecologici e sostenibili. Quindi Mariangela, grazie davvero per la tua testimonianza. Grazie, Grazie a voi gra ciao. Ci risentiamo Grazie. presto, tienici aggiornata sugli sviluppi di questo tuo progetto, e quindi ti facciamo tanti auguri di buon lavoro. Grazie mille. Grazie, ciao, Fra Italo, noi siamo arrivati in conclusione Alla di prima conclusione, puntata. Una puntata che, come dicevamo, ci è sfuggita tra le mani. Io sono però veramente molto molto contento. All'inizio anche molto emozionato, dico la verità, però adesso mi sento già meglio. Anch'io sono contento e ci dobbiamo mettere subito all'opera per riuscire sempre a sfruttare questa occasione sempre di più, sempre in maniera più profonda e sostenibile, soprattutto sostenibile. Sì, assolutamente sì, quindi non perdete i prossimi appuntamenti con la regola della sostenibilità da Francesco a Francesco, con Fra Italo Sant'Agostino e Tony Augello ogni lunedì dalle 10.30 alle 11.30 su Padre Pio TV.